La Libia è caratterizzata oggi da una grande frammentazione sul territorio. Non è un unico grande problema come si credeva che fosse, quindi lo scontro fra due fazioni omogenee, ma un'infinita serie di piccoli problemi, alcuni locali, alcuni regionali, alcuni ideologici, alcuni di clan, alcuni tribali. L'unica forza in grado comunque di portare una pacificazione sul territorio è quella messa in atto dalle Nazioni Unite, sotto la guida dell'inviato speciale Bernardino Leon, il quale ha come condizione prioritaria quella della formazione di un governo di unità nazionale fra le due principali fazioni, che pur essendo eterogenee fra di loro comunque rispondono, una al Parlamento che ha sede a Tobruk, che è il governo di Beda, e l'altra al vecchio GNC di Tripoli, per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale. Il problema principale con il quale si è andato infrangendo ogni speranza della mediazione è il fatto che gli attori regionali fossero estranei a questa battaglia. Invece l'Egitto, con l'appoggio degli Emirati Arabi, ha sostenuto in maniera massiccia le forze armate di Tobruk, che è il Parlamento, e il Qatar e la Turchia hanno sostenuto le forze armate della coalizione alba-libica. Avendo queste forze esterne che premono per una vittoria militare dell'una o dell'altra parte, è ovvio che la mediazione delle Nazioni Unite è destinata al fallimento. E questi non sono tutti gli attori, ce ne sono molti altri che giocano un ruolo. Quindi al tempo stesso la comunità internazionale, mentre sostiene questa mediazione, la mina alla base con comportamenti di fatto contrari. La situazione sul territorio è caratterizzata anche da realtà mutevoli, in particolare quella ancora oggi misteriosa della presenza dell'ISIS, ovvero sia un'organizzazione di radicali islamici provenienti dal territorio dell'Iraq e della Siria, i quali sarebbero impiantati nella zona di Derna e in altri territori libici. Il vero problema è che in alcune parti, tipo la città di Sirte e in altri posti, si è notata una forte convergenza con attori locali di ex gheddafiani. Una situazione analoga a quella dell'Iraq, dove le vecchie forze di Saddam Hussein, i ba'athisti, hanno infiltrato, hanno addirittura creato, secondo alcuni, l'ISIS. In Libia non l'hanno proprio creato, ma ne stanno fornendo il nerbo strutturale, quindi come tale potrebbero garantirne un'espansione al di là di quella che l'ideologia radicale islamista potrebbe permettere. Tornando al contesto, diciamo, che riguarda più strettamente l'Italia, quello del controllo delle coste libiche. Ormai la Libia è diventata la porta verso il nord Europa per questi migranti. Per curare la malattia vera e propria bisognerebbe portare stabilità e ordine e controllo dei confini alla Libia. L'incremento, l'aumento, la diffusione delle organizzazioni criminali, che sono diventate in certe parti del paese altrettanto forti delle milizie che ideologicamente rispondono a una delle due coalizioni. Altri tentativi tipo blocco navale, altre cose, sono tutti fenomeni che servono forse a tamponare gli effetti della malattia per breve tempo, ma non a curarne. Un accordo anche col governo di Facio Libia potrebbe disincentivare queste mafie a usare il territorio libico, ma oppure addirittura entrare in contrasto con esso. Quindi bisognerebbe capire quali potrebbero essere i termini di un eventuale accordo tra Occidente, Italia in primis e il governo di Libia Donna. Di questo non se ne è mai parlato, non se ne è mai discusso, è un argomento che qua ti sembra essere tabù, perché si è bloccati dalla legittimazione data al governo di Tobruk e quindi qualunque tentativo di trattare con il governo di Tripoli potrebbe essere visto come un tradimento della legittimità internazionale data a Tobruk. È un po' una foglia di fico attorno alla quale ci si nasconde, che in questo senso impedisce una soluzione dinamica e forse anche più concreta di questo fenomeno dell'immigrazione clandestina con i conseguenti massacri. E poi chiamare immigrazione clandestina, in Libia tratta di schiavi veri e propri, perché come vengono trattati, chiamiamo le cose con il loro nome, è un atto di barbarie che va contro qualunque forma di diritti umani, qualunque forma di rispetto dell'essere umano e dovrebbe essere una priorità per i paesi occidentali, come lo fu la tratta degli schiavi. Karim Mezram per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille.